Lo sapevate che l'Eurozona e l'Unione Europea l'anno scorso sono cresciute ad un ritmo più veloce rispetto all'ultimo decennio? E questa crescita è prevista anche per quest'anno e per il prossimo. Ma per la salute del nostro prodotto interno lordo, o PIL come lo chiamiamo noi, per essere veramente efficace, questa ripresa deve essere profonda per i cittadini di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Gli economisti paragonano il PIL al tachimetro di un'auto, può segnalare la velocità, ma non può indicare se l'auto sta per avere dei problemi al motore, guasti o se sta per essere colpita. Come direbbe Spock di Star Trek, i fatti insufficienti invitano sempre il pericolo. Quindi abbiamo messo insieme alcuni indicatori di quello che si prevede all'orizzonte. Guardando attraverso le ultime previsioni della Commissione europea, si prevede che la crescita continuerà. I consumatori e le imprese sono più positivi mentre le economie globali stanno crescendo. L'inflazione complessiva, che include i prezzi del petrolio e dei prodotti alimentari, dovrebbe aumentare, ma se togliamo questi aumenti rimane l'inflazione di fondo, che dovrebbe rimanere bassa. Si prevede che la domanda europea dei consumatori continuerà a guidare la crescita nel 2018, aiutando lo sviluppo sostenibile dell'industria in tutti i settori e in tutti i paesi. L'accesso a finanziamenti a basso costo dovrebbe anche aiutare le imprese, aiutando così l'aumento degli investimenti. Ciò significa che le aziende possono esportare di più per i consumatori di tutto il mondo, nonostante un euro forte e costoso, potenzialmente anche creando più posti di lavoro. Tutti i paesi dell'Unione Europea dovrebbero crescere nel 2018, ma i rischi restano, dalla Brexit alle tensioni geopolitiche alle regole finanziarie più rigide, tutto l'anno prossimo. Questo è un punto di vista, ma voglio sentire un'altra opinione, quella di Angel Gurria, segretario generale dell'OCSE. Lo incontro nel loro quartier generale a Parigi. Signor Gurria, le abbiamo proposto una sfida, portare un oggetto che descriva il suo pensiero sulla sfida per la crescita europea. Potrebbe spiegarcelo? Si può facilmente sottovalutare l'Europa, ma bisognerebbe guardare sotto l'impalcatura. Risparmi denaro per 3 anni per andare in Europa e poi arrivi a Notre Dame o al Duomo di Milano o alla Cattedrale di Colonia e scopri che è tutto coperto dalle impalcature. Poi però torni 3 anni dopo e hanno finito. Questa è la visione dell'Europa che si reinventa sempre, si ridisegna, si rafforza, ma sempre work in progress, con il casco di protezione e con la cazzuola. Beh, vi assicuro che non abbiamo organizzato questa cosa, ma allora è perfetto vedere Giovanni Maggi in Irlanda a esplorare come l'industria delle costruzioni stia aiutando a trainare la ripresa economica, per scoprire se questo è un caso fortunato per gli irlandesi oppure, come qualcuno la definisce, una vera e propria fenice celtica. Ovunque guardi, a Dublino oggi ci sono le gru. Uno spettacolo che non era certo così abituale quando la crisi finanziaria ha colpito l'Irlanda nel 2008. L'edilizia rallentò considerevolmente, fino quasi a fermarsi. Ma nel 2013 la tigre celtica ha iniziato il suo lento e costante ritorno. Al culmine della produzione valiamo circa il 25% del PIL. Nella fase più bassa della recessione ci riduciamo al 3%. Attualmente siamo tra il 6% e il 7%, ma gli economisti dicono che dovremo arrivare tra il 12% e il 15%. Quindi ovviamente c'è ancora un bel margine di crescita in termini di produzione sostenibile di costruzioni. La crescita irlandese si vede anche da altri indicatori. Le esportazioni hanno battuto tutti i record l'anno scorso, il consumo delle famiglie è aumentato e la disoccupazione è vicina ai livelli pre-crisi e anche i salari stanno aumentando. Ma cosa ne pensa il mondo dell'industria di questa crescita? C'è un riconoscimento nel cercare di ottenere quell'equilibrio tra lo sviluppo privato e ovviamente governo e infrastrutture. Le infrastrutture sono assolutamente necessarie perché tutto il resto possa accadere. Mantenere questa crescita sostenibile dipende dai fondamenti dell'economia e gli irlandesi hanno alcuni aspetti che li rendono un po' unici. I dati sulla crescita dell'Irlanda sono alterati dalla presenza di grosse multinazionali che si sono stabilite qui essenzialmente per ragioni fiscali. Anche sottraendo l'attività manifatturiera che queste multinazionali compiono al di fuori del paese, il tasso di crescita irlandese è ancora il doppio della media europea. Ma ci sono grandi sfide da affrontare, dalle nuove regole fiscali alla Brexit.
L'ignoto è esattamente quello che affronteremo nella Brexit. Questa è la principale fonte di incertezza e rischi, visto da una prospettiva irlandese. Più sarà dura la Brexit, più gravi saranno le conseguenze economiche. Ma anche tenendo conto dell'impatto della Brexit a medio e lungo termine, è probabile che l'economia irlandese continui a crescere. Ma tutto dipende ovviamente dalla forza dell'edilizia nel sopportare gli inevitabili rischi globali. Se guardo a medio termine, stiamo assistendo a una crescita dei salari come non era mai accaduto. Si tratta di un'inflazione sommessa. Pensa che sia un problema? La questione degli stipendi è stato un problema in Giappone, negli Stati Uniti, in Messico, in Europa. Perché? Perché prima di tutto abbiamo una tecnologia che si sta muovendo sempre in modo contrario alla creazione di nuovi posti di lavoro. In pratica si sta cercando di creare un ambiente che sia attraente per fare affari, dove c'è una manodopera qualificata appropriata che può soddisfare queste richieste. Calcoliamo che nei prossimi 10-15 anni, forse circa il 10-14% della forza lavoro rischia di essere delocalizzato e che un altro 30% della forza lavoro possa subire ripercussioni nelle attività quotidiane. Se guardiamo le guerre commerciali che sono già iniziate, le vedete come un rischio? E quanto l'Europa deve essere dipendente dalla propria domanda interna? Le guerre sono tutte cattive. Bisogna impegnarsi in un dialogo per la soluzione sostanziale del problema, perché altrimenti si sta solo cercando di colpirne gli effetti. Ogni volta, ogni anno, ogni due anni, ci sarà una fiammata di queste conseguenze se non si affronterà il vero problema. In questa fase l'Europa non è impegnata in una guerra commerciale e spero che non lo sarà mai. Ma la domanda è: come progettare un piano per il futuro? Come fa l'Europa se uno dei suoi membri chiave se ne sta andando? Qual è il rischio maggiore? La Brexit, le relazioni degli Stati Uniti o qualcos'altro? La relazione con gli Stati Uniti è cruciale perché è un cliente molto importante. La Brexit è dirompente. Il Regno Unito sarà sempre un partner commerciale molto importante per l'Europa e continuerà a essere una realtà economica molto importante per l'intera Europa. Un decennio è stato perso nella lotta contro la crisi, che invece ci ha lasciato ancora la sua eredità. Vi sono disuguaglianze crescenti e si ha un calo molto grave nel livello di fiducia delle persone nel proprio governo e nelle proprie istituzioni. Signor Gurria, grazie mille per queste intuizioni e per essersi uniti a noi in questo viaggio. Noi ci vediamo la prossima volta.